del comitato tecnico scientifico, per cui anche fare delle proposte come raccogliere il trasferire il mare con secchiella. Però ci sono delle proposte, visto che sono stati validati questi test rapidi, era sorta questa proposta di fare come si fa per tutto il personale sanitario e altri, eccetera, medicinalmente ogni 10 giorni, insomma, questo test rapido in famiglia, tipo la domenica sera. Cioè, quando si decide che va fatto ogni 10 giorni o ogni 15 giorni, la domenica sera la famiglia si riunisce, anche perché come costi, visto che come lei ha detto adesso, sono assolutamente diminuiti. 4,60 stamattina. Perfetto. E invece il costo delle mascherine, supponiamo, tante altre cose, in scuola bus, piuttosto che... Costa più della mascherina. Costa, ma soprattutto lo smaltimento poi di questi diventerebbe un grandissimo problema. Per cui la domenica sera la famigliola, i nonni compresi, l'insegnante, eccetera, ogni tot giorni, con tanto veramente di specifica, poi di certificatina, autocertificazione, fa il suo test. La mattina, sempre che non ci sia una qualche positività, la mattina va via tranquillo per gli altri prossimi 10-15 giorni. È una proposta semplice. Sì, però qual è il problema? Qual è? Che l'attuale test rapido, il tampone rapido, prevede, cioè, io, cioè, dico, puoi anche fartelo da solo, ma c'è... Sulla saliva. Ah no, ma il test della saliva oggi non c'è. È questo che sto dicendo, il tampone rapido prevede comunque la presenza di un operatore. Okay. E che sia anche qualificato, non è che uno può infilare dentro un tampone nel naso così a... No, il sierologico e il pungidito anche prevede un operatore, la goccia di sangue. Il vero tema è che, però ci dicono che ci vorrà ancora qualche mese il test con la saliva. Adesso c'è Rigoli che sta anche lavorando per concentrare, capire anche qual è la, deve essere, se deve esserci la concentrazione della saliva, la diluizione, eccetera. Se funzionasse quella della saliva, capite che uno dà una leccata a uno stick, a qualcosa, a una striscetta e poi si fa, ma a quel punto se noi riusciamo a fare l'autodiagnosi, capite che, cioè, è fatta, no? È quello che vi dico sempre, però ad oggi impensabile. Grazie. E da tanto passiamo all'assessore Lanzarini. Presidente, buongiorno. Ciao. Lei ha detto che dovremmo farci tempo e che è lo stato del CDS. Il Partito Democratico, dove la sola eurodeputata Alessandra Moretti dice che invece è lei il presidente della regione governata dalla destra, che sapete solo lagnarvi e che non risolvete i problemi di disertate le riunioni col governo. Ha Beh, una risposta? No. Scusami, Alda. Altro? Altro. Vi lascio l'assessore Lanzarini. Prossima settimana, probabilmente lunedì, adesso non ho visto l'agenda, vi presenteremo un progetto che è un piano grosso per il Covid, ma ci stiamo ancora lavorando. Non mettetevi ansia, non uscirà da nessuna parte, perché è una roba che fra l'altro deve essere comunicata per bene, se no non, materiale non ce n'è, per cui vi porteremo anche queste informazioni. Lascio la parola all'assessore, grazie e buona giornata. Allora, sulle prestazioni ci eravamo già parlati, le prestazioni che sono in sospeso le stiamo raccogliendo proprio perché dobbiamo comunicarle anche al Ministero rispetto appunto ai finanziamenti che insomma sono stati annunciati che saranno legati appunto al recupero delle prestazioni e quindi i famosi 400 milioni che avete sentito già parlare, quindi le stiamo raccogliendo USL per USL e appena abbiamo il dato ve lo forniamo, insomma, ecco perché c'è questo lavoro che Azienda Zero sta facendo di raccolta USL per USL, anche prestazioni divise appunto per tipologie di prestazioni, e quindi appena avremo questo dato, sia il dato aggregato ma anche eventualmente il dato singolo, quindi su ogni singola USL, ve lo comunichiamo subito, insomma, che penso sia proprio questione di giorni, insomma, perché stanno chiudendo appunto la raccolta dati che hanno chiesto ad ogni singola azienda sanitaria. Sulla scuola cosa che c'era in particolare?
C'era anche la questione delle badanti, cioè di Ah, chiudere. allora sulle badanti, allora, ogni singola USL dove ci sono stati casi di questo tipo ha trovato una logistica e delle sistemazioni, tipo so di situazioni nel Veneziano dove l'USL Serenissima quindi ha trovato delle sistemazioni per eventuali persone, eventuali badanti che dovevano fare il periodo di quarantena e non potevano quindi rientrare nel domicilio della persona assistita. Quindi ogni azienda, insomma, diciamo, ha cercato nel proprio del territorio delle sistemazioni e poi le ha comunicate alle famiglie. Quello che rivolgersi all'Europa, Ma in all'USL. qualsiasi caso le famiglie devono rivolgersi appunto all'URP delle singole aziende o ai SISP se la persona insomma deve fare una quarantena perché è positiva, c'è sicuramente un supporto perché poi le singole aziende hanno anche ricercato nel proprio territorio delle disponibilità di alberghi o di strutture similari, quindi loro hanno anche l'elenco di queste strutture. Una domanda, se vediamo, se no, c'è Marchiori. Assessore, per quanto riguarda la disponibilità di test rapidi per il personale della scuola, docente e non docente, i test sono disponibili? Voglio dire. Allora, dobbiamo chiariamo perché sennò facciamo confusione. Al personale non docente. Non stiamo facendo il test rapido, quello dello Spallanzani, quello, ma il test sierologico, quindi il pungidito, che ci è stato fornito direttamente dal commissario Arcuri, che ha fatto una gara specifica, 2 milioni mi sembra di pezzi, quindi a livello nazionale, a noi sono arrivati 95.000 e qualcosa, 96.000 insomma saponette. Le abbiamo distribuite. Quindi ci sono le saponette, non è un problema di materiale. Bene, e con questo con la Marchiori chiudiamo la giornata. Sì, assessore, scusa, volevo chiedere anche a lei, tornare sulla questione di prima, sulla contabilità degli obiettivi. Lei ha verificato con l'Istituto Superiore della Sanità, quindi chi muore per altre cause fuori dall'ospedale non c'entra? Allora, oggi, ieri abbiamo avuto un confronto con la prevenzione, con la dottoressa Russo, che ha cercato di capire bene questa cosa, si è messa anche in contatto, quindi penso che nei prossimi giorni abbiamo coinvolto le altre regioni, perché insomma se non ci sembra insomma, un dato corretto questo, insomma, che appunto una persona che si sia negativizzata e poi invece per un altro evento, eccetera, questa persona muore, venga conteggiata. Oggi però è quanto l'Istituto Superiore di Sanità chiede e quindi stiamo seguendo le stesse istruzioni. Però è in corso un approfondimento tra regioni, quindi tra le prevenzioni delle regioni con l'Istituto Superiore di Sanità per chiarire questa partita. Perché l'esempio proprio a questo punto che si può definire assurdo dell'incidente, a questo punto è stato fatto proprio anche per spiegare questa cosa, alla fine non lo prendiamo in considerazione. Allora, su questa questione appunto c'è oggi un'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che vanno conteggiati anche quelli che si sono negativizzati, ma poi appunto hanno un evento che porta alla mortalità diverso, perché sono riconducibili a quello che è stato appunto in precedenza e quant'altro. Siccome questa cosa non ci sembra corretta da un punto di vista, se vogliamo effettivamente ben focalizzare appunto e distinguere appunto le morti da coronavirus oppure correlate a coronavirus, a quella che poteva essere appunto l'ipotesi che tu facevi, c'è in discussione appunto un confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e con le altre regioni per chiarire una volta per tutte questa partita e poi dare anche a voi le indicazioni corrette. Morto o incidente viene contabilizzato No, no, l'incidente non mi risulta. Presidente ha detto prima solo in Sì. ospedale. Sì, come ha Cioè, informato, secondo me. allora, oggi noi, almeno queste sono le indicazioni che ci danno, che ci ha dato l'Istituto Superiore di Sanità e che tutte le regioni stanno seguendo. Tutti quelli che muoiono in ospedale, come diceva il Presidente, ma hanno anche avuto appunto
per il passato, appunto, un passaggio di positività, si sono negativizzati e oggi vengono conteggiati. Ok, però non ci sembra corretto da un punto di vista questa questione, quindi abbiamo posto la questione da un punto di vista meramente tecnico all'Istituto Superiore di Sanità con i dipartimenti di prevenzione di tutte le regioni. Ci sarà un confronto e capiranno, insomma, si capirà. Signor Assessore, ma io avevo letto nelle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che le morti traumatiche tipo incidenti stradali, se uno cade giù da un'impalcatura, eccetera, non vengono contestate. No, ma le morti, ma io sono... Anche se uno per Covid, voglio dire che non ha senso. Sì, no, ma adesso qui si è fatto l'esempio specifico dell'incidente e sono convinta anch'io che l'incidente non viene conteggiato. Altre tipologie, tipo l'infartuato, l'ictus che ha avuto in precedenza, non lo so, il Covid, però poi si è negativizzato, l'anziano, facciamo l'esempio, l'anziano che era in casa di riposo, che ha avuto il Covid, poi si è negativizzato, poi muore per il proseguo di quella che può essere la propria patologia, quelle sono persone che vengono oggi in base a indicazioni, su cui però c'è un confronto appunto a livello di ministero, a livello appunto di Istituto Superiore di Sanità, per chiarire bene anche questa